Sara Simeoni, primatista italiano del salto in alto con 1,85 m. Siamo venuti qui a Verona, esattamente nella casa di Rivoli. Soltanto 7 donne al mondo hanno saputo fare meglio di lei. Età? 20 anni. Altezza? 1,78. Papà? Si chiama Giuseppe, dottore in agraria. No, veramente sono laureato in magistero di diritto e economia. La mamma? Ilda Perron, casalinga. La considero una ragazza molto moderna. Beh, moderna sì e no. No, moderno è anche antica, cresciuta ancora con le idee di una volta. Quando ha cominciato a fare il salto in alto? Ho cominciato a 13 anni, è stata la prima gara, ho fatto 1,35. 1,35, che stile praticava? All'italiana. A 16 anni. È successo che ho iniziato a saltare a Fosbury e sono passata da 1,55 a 1,65. Ecco, come si chiama il suo allenatore? È Walter Bragagnoni. Come è venuta l'idea di cambiare improvvisamente stile? Fu vedendo proprio al Messico, vedere quel grande atleta di Fosbury saltare in quella maniera, che ci venne l'idea di sfruttare nella potenza, non il fattore forza, ma il fattore velocità. Infatti, vedendo la velocità che sviluppava in entrata, capimmo subito che per Sara, che non è un'atleta forte, ma un'atleta molto coordinata e sufficientemente veloce, mettemmo in atto questa nuova formula, no? Quali possono essere i limiti di Sara? Spero che si arrivi a quel fatidico muro, no? Lei addirittura pensa ai 2 metri. 2 metri, penso che a Montreal la lotta sarà per i 2 metri. Dunque, vediamo la sua escalation. Ha cominciato a vincere i campionati italiani allievi con 1,55. Sì. L'anno successivo già sale a 1,63 e 1,65, fa 1,65 sì, con il con Fosbury. i Fosbury. Poi addirittura al Memorial Zauli. A Memorial Zauli ho fatto 1,72, Record italiano record assoluto italiano, sì. di tutti i tempi a soli 16 anni. Poi continua l'escalation a 17 anni. A 17 anni, 1,76, sì, 1,76 a Roma, sempre agli assoluti, poi 1,80, Abbiamo scavalcato il muro dell'1,80. 1,80, sì, a Madrid, ai mondiali universitari, e poi l'anno scorso 1,85 a Monaco. Fino a che punto la partecipazione attiva alla vita dello sport la rende diversa dalle ragazze della sua età? Che gli altri forse pensano che io conduco una vita diversa dalla loro, ma in pratica non è vero perché il tempo libero lo adopero andando ad allenarmi e loro, non so, andando a ballare. Ecco, ma qual è il suo passatempo preferito allora? E mi piace ascoltare dischi, disegnare. Disegnare, è Sì, brava. insomma. Fa vedere qualche disegno poi, sì. Va bene, sì. È convinta che la donna abbia conquistato ogni possibile traguardo in questa società? E E nello sport, sì, nel in quale no? campo politico, nel campo, non so, forse anche nel campo della medicina, ancora. Quante sono secondo lei le ragazze che in Italia praticano l'atletica a un certo livello? Ma non molte, perché per loro è Cos'è? una perdita di tempo, ecco, sacrificare magari una mezza giornata ad andarsi a allenare. Onestamente, lei crede di avere fatto molti sacrifici per diventare qualcuno nel campo dello sport? No, sacrifici no, forse perché quando una cosa si fa un po' con passione, i sacrifici non. Ecco, quante ore al giorno si allena? Beh, mi alleno un paio di ore al giorno. Crede che il matrimonio possa essere sufficiente per appagare tutte le ambizioni di una donna moderna? No, no, non penso. Una donna al giorno d'oggi penso che possa benissimo fare a meno del matrimonio anche. Mi scusi, ma lei è fidanzata? No. Sì. Sì? Non sono fidanzata. Sa che il giornale mi ha comunicato che sono fidanzamento. Nei giornali lo dicono, ricordo. Sì.